dello SNALS, dando su con la vostra presenza e parlare di aspetti importanti. Siamo qui come SNALS per essere sempre attenti alle problematiche di tutto il personale, dai precari ai docenti a tempo indeterminato, al personale ATA tutto. La nostra attenzione è a tutto campo. Sì, è vero, si parte dalla carta del docente, che è un problema scottante che ha visto il nostro sindacato da tempo pronto a ricorrere anche alla magistratura per cercare di trovare le soluzioni. Abbiamo anche tentato nello stesso tempo di portare queste motivazioni forti che ritenevamo giuste per la carta del docente da darsi a tutti, al Ministero. Ci siamo confrontati tante volte con gli addetti ai lavori. Ecco, diciamo che ci siamo riusciti, però continueremo a lottare perché la carta del docente deve essere data veramente a tutti e non ci devono essere scadenzari vari. Ma l'attenzione poi oggi, sì, si parte dalla carta del docente, ma affronteremo altri temi importantissimi. Abbiamo scelto questa occasione per fare una serie di riflessioni sullo statuto economico-giuridico del personale docente. L'occasione è stata data da un'importante pronuncia della Corte di Cassazione su un tema di rilevanza nazionale, che è quello relativo alla rivendicazione del bonus carta docenti anche in favore del personale precario. Questa vicenda è giuridicamente e giurisdizionalmente nata proprio nel Tribunale di Taranto, proprio perché un magistrato tarantino, che oggi è qui presente, il dottor Magazzino, che appunto un giudice ordinario della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, ha sollevato una questione interpretativa in via pregiudiziale, demandando appunto la questione alla Corte di Cassazione, al fine di verificare se il bonus docenti sia effettivamente dovuto e quindi rivendicabile anche da parte del personale precario. La Corte di Cassazione si è pronunciata il 27 ottobre e questo ci ha consentito di elaborare una serie di riflessioni su quello che è attualmente effettivamente il diritto scolastico, che è un complesso normativo particolarmente composito, sia per quanto riguarda il sistema delle fonti, sia per quanto riguarda la natura degli atti anche amministrativi che disciplinano diritti, facoltà e doveri appunto del personale docente, per cui ha rappresentato un'occasione per riflettere in maniera generale su quella che è attualmente la fisionomia di questo complesso normativo particolarmente frastagliato. Tocchiamo poi anche vari altri aspetti che caratterizzano il contenzioso del diritto scolastico allo stato attuale, come quello della ricostruzione di carriera, ma ci avviciniamo ovviamente anche al tema degli imminenti concorsi e anche ai temi del TFA, quindi un'occasione a tutto tondo per riflettere effettivamente sulla struttura del diritto scolastico.